Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Solo Horror. Vi è mai capitato di voler guardare un film horror che sia capace di fare davvero paura e la cui visione non risulti semplicemente una perdita di tempo? Oggi finalmente, dopo numerosissime richieste, sono qui a consigliarvi i migliori film horror in modo da non farvi perdere tempo a sceglierli e in modo di essere sicuri di non sprecare il vostro tempo in mediocri film che non vale la pena guardare. Per ognuno di questi film vi esporrò trama e mie considerazioni. Darò anche un voto ad ogni pellicola e vi lascerò i link a tutti i trailer del caso nella descrizione. Prima di iniziare, però, vorrei precisare che questi sono i miei personali consigli, dettati dalle mie personali preferenze. Quindi, se il vostro film horror preferito non appare in questa lista o uno di questi non è stato di vostro gradimento, è semplicemente perché la paura ed il piacere sono soggettivi. Vi chiedo quindi di tenere un tono rispettoso nei commenti di questo video. Ma dato che so che di voi posso fidarmi, non perdiamo altro tempo e scopriamo quali sono i migliori film horror. Iniziamo questa sorta di classifica con un film che secondo me ha cambiato e rivoluzionato il modo di fare horror. Parliamo di The Ring, film del 2002 che ha traumatizzato centinaia di migliaia di bambini in tutto il mondo, me compreso. Il film, diretto da Gore Verbinski, è uno dei più famosi horror degli ultimi 20 anni, e c'è un motivo. Due ragazzine parlano di una videocassetta la cui visione provocherebbe la morte dopo 7 giorni. Una delle due confessa di averla vista, e infatti muore. Rachel, la zia della ragazza, inizia ad indagare sulla morte apparentemente inspiegabile, e finisce per vedere la videocassetta maledetta. Ben presto si rende conto che ciò su cui sta indagando va ben oltre ciò che pensava e finisce per scoprire la terribile storia di Samara. Il film è a parer mio un capolavoro del cinema horror e se non l'avete già fatto dovete assolutamente guardarlo. Il clima sempre freddo e distaccato durante la pellicola aiuta a rendere il tutto decisamente misterioso ed inquietante. Inoltre, la famosa storia di The Ring è riuscita ad appassionare e spaventare allo stesso tempo, cosa che davvero in pochi riescono a fare. Ho una sorta di legame emotivo con questo film, dato che l'ho visto all'età di 6 anni e, come immaginerete, mi ha traumatizzato, ma allo stesso tempo è riuscito a far rimanere vivo in me l'interesse e la passione per la paura. Insomma, si può dire che è grazie a lui che io ho aperto questo canale YouTube, la pagina Instagram e così via. Chiusa questa piccola parentesi personale, non posso far altro che consigliarvi ancora la visione. Potete vederlo sia su Netflix che su Prime Video. A questo punto avete capito quanto io ami questo film, quindi non vi stupirete a sapere che come voto do un bel 9 a The Ring. Continuiamo con un film secondo me parecchio sottovalutato, ovvero Hereditary, Le radici del male. Questo film del 2018, diretto da Ari Aster, è davvero particolare. La protagonista Annie si ritrova al funerale di sua madre, Ellen Graham, pronunciandone l'elogio funebre. Dopo essere tornata a casa, inizia a scoprire gli oscuri segreti della figura materna. Segreti che influenzeranno per sempre la vita della sua famiglia. Hereditary è un film inusuale e ricco di macabri colpi di scena. Riesce a sconvolgere ed inquietare grazie ai segreti di una famiglia apparentemente normale. Non immaginerete mai cosa si può nascondere dietro l'innocua facciata della famiglia Graham. A parer mio, questo film è uno dei migliori horror degli ultimi anni. E la cosa che mi fa più piacere è che riesce a spaventare nonostante l'assenza di jumpscare. Insomma, consigliatissimo. Come voto penso che Hereditary si meriti un 8 pieno. La pellicola è disponibile a noleggio su Prime Video, ma è ovviamente possibile trovarla anche in altri vari siti di streaming. Ma ora andiamo avanti. Il prossimo film si chiama It Follows, è del 2014 ed è diretto da David Robert Mitchell. Esso narra di una diciannovenne che cade vittima di una sorta di persecuzione da parte di un'entità sovrannaturale, che si trasmette per via sessuale. Nonostante la trama non sia delle migliori, il film riesce a regalarci delle scene piuttosto inquietanti e se ci si immedesima nella protagonista si riesce a cogliere appieno l'elemento spaventoso del film. In generale è degno di essere guardato, ma nulla di più e nulla di meno. Per questo il voto di Solo Horror per It Follows
è 6:30. Purtroppo non è presente né su Netflix né su Prime Video, ma si può guardare in altri siti di streaming. Il prossimo film horror che vi consiglio è Countdown, del 2019, diretto da Justin Deck. Un'infermiera scarica un'app che afferma di prevedere esattamente quando una persona morirà. L'app le dice che ha solo 3 giorni di vita. Deve quindi trovare un modo per salvarsi la vita prima che scada il tempo. Il film è uno dei pochi che accosta un'applicazione alla morte, e devo dire che l'idea è parecchio originale ed è stata realizzata in modo ottimale. Di per sé il film non fa un granché paura, ma è sicuramente meglio di tanti altri, e per questo si distingue. È un modo decisamente nuovo di fare horror che ho particolarmente apprezzato. Insieme al film, i produttori hanno anche realizzato la vera applicazione, che si chiama Countdown ovviamente, che se scaricata dirà il tempo che rimane da vivere all'utente. Ovviamente non è una condanna a morte come nel film, ma sicuramente un'idea geniale che ha aiutato a far conoscere la pellicola a moltissime persone. Purtroppo si può solamente noleggiare su Prime Video e non è disponibile su Netflix, ma come sempre sapete dove andare a guardare. Ad ogni modo, Countdown si merita un bel 7+. Ma ora è arrivato il turno di The Blair Witch Project. Il film è del 1999 ed è diretto da Daniel Myrick ed Edward Sanchez. All'inizio della proiezione si viene informati della scomparsa di 3 ragazzi nell'ottobre del 1994, inoltratisi nei boschi circostanti il villaggio di Burkittsville, anticamente chiamato Blair, e del ritrovamento di alcune pellicole e nastri audiovisivi da essi realizzati nei giorni immediatamente precedenti la loro sparizione. Il film è presentato come un semplice montaggio in ordine cronologico di questo materiale rinvenuto, a ricostruzione dei fatti che hanno visto coinvolti i 3 giovani. The Blair Witch Project ha fatto scalpore perché alla sua uscita centinaia di migliaia di persone credevano fosse una sorta di documentario reale, e che quindi tutto ciò che veniva mostrato nel film fosse accaduto realmente. Ovviamente non è così, ma le riprese che sfruttano la tecnica del found footage aiutano a far aumentare la tensione e l'ansia durante tutto il film. Nel 2016 è stato anche fatto un sequel chiamato semplicemente Blair Witch, che vi consiglio altrettanto. Sia l'originale che il sequel, purtroppo, sono disponibili solamente a noleggio su Prime Video. The Blair Witch Project si merita, secondo me, un 8 pieno, mentre il sequel un bel 7,5. Bene, abbiamo iniziato questa lista con una donna dai lunghi capelli neri, non possiamo finirla diversamente. Per questo, l'ultima serie di film che voglio consigliarvi è The Grudge, del 2004, diretto da Takashi Shimizu. Il film gira attorno ad una leggenda metropolitana giapponese. Secondo questa leggenda, se qualcuno muore in preda ad una rabbia feroce, si crea una maledizione. La maledizione si lega al luogo della morte, e chiunque entri a contatto con quel luogo verrà colpito dalla sua furia. In poche parole, questo film mi piace perché è ambientato in Giappone. No, scherzavo. Oltre ad essere ambientato in un luogo che amo, la maledizione e le conseguenti vicende sono riuscite a tenermi incollato allo schermo ad ogni visione del film. Questo, aggiunto al fatto di avere come antagonista una donna demone con lunghi capelli neri pronta a fare di tutto per perseguitare chiunque entri a contatto col luogo in cui è morta, mi ha fatto particolarmente amare questo film. Anche il sequel, The Grudge 2, deve essere visto se vi è piaciuto il primo. Nient'altro da dire, 2 capolavori. Non riesco davvero a descrivere a parole il motivo per cui mi siano piaciuti così tanto, ma questo è. Ve li consiglio davvero, ma d'altro canto vi sconsiglio con tutto me stesso The Grudge 3 e The Grudge 2020. Ritengo che siano troppo diversi dai primi due e che si distacchino troppo dall'idea principale. Detto ciò, potete vedere i primi 2 film su Prime Video e come voto do un 8,5 ad entrambi. Eccoci ancora una volta giunti alla fine. Questi erano i film horror che più vi consiglio di vedere se non l'avete già fatto. Piccola parentesi per ricordarvi che ancora oltre il 70% degli spettatori non sono iscritti. Questa cosa è facilmente rimediabile, quindi iscrivetevi se il video vi è piaciuto. È gratis, aiuterete molto il canale e potete sempre cambiare idea.
Grazie a chi è ancora qui per aver ascoltato il solito pippone sugli iscritti e in generale grazie per la visione. Ci vediamo al prossimo spaventoso video.